Indovinate cosa sto scrivendo? Faccina sorridente. Ragazzi, guardate cosa ha fatto Rema alla mia macchina. Se volete un'altra vendetta contro di lui, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ragazzi, prima che inizi questo video, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale ed attivare qui sopra la campanella per non perdervi altri video. E che dire, da me e da mia sorella, buona visione. Ciao! E già ragazzi, purtroppo è successo. Ho ancora il mio vecchio e caro telefono, eccolo qui. Tutto rotto. E voi sapete meglio di me perché non mi sono comprato un nuovo telefono. Vi ricordate Elena nell'ultimo video? Mi ha fatto spendere tutti i miei soldi. Remo, visto che oggi mi devi comprare tutto quello che voglio, mi puoi comprare quella macchina lì? Remo, ma io voglio un peluche grande, non ne ho a casa. Dai, c'è quelli piccoli. Quindi oggi devo assolutamente vendicarmi. E indovinate cosa ho deciso di fare? Beh, rovinerò la sua macchina, la sua nuova macchina, la macchina a cui tiene tanto, la sua preferita. Per fare in modo che questa vendetta vada a buon fine, ho bisogno dell'aiuto di mia madre. Vedrete nel video. Mamma, dimmi. Ma Elena sta a scuola ancora, vero? Sì. Comunque, ti ricordi che mi ha fatto comprare tutte quelle cose nello scorso video? Beh, la macchina, tutte quelle altre cose. Sì. Adesso quindi ho deciso di vendicarmi. E lo sai cosa farò? Cosa farai? Praticamente devo rovinare la sua macchina. La dipingerò, scriverò le cose sopra. Però ho bisogno del tuo aiuto, ci stai? Ci sto. Capito quindi? E che dovrei fare io? Allora, ti spiego tutto. Io devo andare con Elena al parco, perché al parco dobbiamo andare a fare i giri con la macchina. E quindi sarò io e Elena. Quindi tu cosa dovrai fare? Dovrai chiamare a Elena, digli che devi andare a fare un servizio insieme a lei, deve venire per forza. Così io rimarrò da solo con la sua macchina e sarò lì che così la potrò rovinare. E la devi imbrattare tutta. Sì, la dovrò colorare. Allora, quindi, capito, devi portare Elena con te, così avrò la macchina tutta per me. Ma è peccato rovinare una macchina nuova. No, io mi devo vendicare. Vendicare. Allora ragazzi, come vedete sono in un negozio perché devo comprare delle cose per imbrattare la macchina di Elena. Allora, vediamo un po'. Per prima cosa compro questi colori qui, così posso scrivere sulla macchina di Elena. Allora, poi non può assolutamente mancare la vernice, quindi prendo questa nera qui, poi questa giallo fluorescente. E poi vediamo questa bianca. E per finire mi servono queste lattine di coca. Poi vi spiego il perché. Possiamo dire che ora abbiamo tutto quello che ci serviva. Ragazzi, da questo momento in poi inizia la vendetta. Quindi ora andiamo ad avvisare a Elena che dobbiamo andare al parco. Ragazzi, guardate la macchina di Elena, ancora tutta bella intatta. Ma ve lo assicuro, lo sarà per poco. Elena, oggi vuoi venire con me al parco? Ma fare cosa? Oh, ti ho comprato una macchina nuova, andiamo a fare un giro con la tua macchina. Ah? Almeno la provi, così registriamo anche il prossimo video. Sto facendo niente. Vediamo cosa fare. Dai, altrimenti stai sempre qui, sul letto. Almeno andiamo all'aria aperta. Elena, niente dici, come ti senti che oggi andremo a fare i giri con la tua macchina? Bene. Ti piace? Sì. Guardala, è ancora qui. Quanto ti piace da 1 a 10? 10. Dai Elena, che ti sta aspettando la tua macchina. Che rosso fuoco. Vediamo, accendila, facci sentire il motore, Elena. Mamma mia. Elena. Però vado più veloce io di te. Sei lenta, Elena. Vediamo, riesci a superarmi? No, no, no! Oh, aiuto! Mi stai pestando! No, no, no! No! Ti stai divertendo? Ragazzi, come vedete, Elena è qui. Qui è tutta felice e si sta divertendo. Però non sa ancora cosa gli aspetterà. Fra poco arriverà la chiamata di mia madre. State a vedere. Ragazzi, comunque adesso ho inviato un messaggio a mia madre e le ho detto di chiamare al mio telefono, così questo scherzo esce meglio. Ragazzi, non so se si vede, ecco la chiamata di mia madre. Elena, sta chiamando mamma. Aspetta, vediamo cosa vuole. Mamma? Remo? Dimmi.
Per piacere, mi passi Elena? È qui in macchina, te la passo sì. Con... Sì, me la passi perché tieni, mi dice. Non mi sta rispondendo. Pronto? Elena, senti, fatti accompagnare a casa di nonna. Vieni a casa di nonna, anzi. Perché c'è la cuginetta che ti vuole salutare. Mamma, io non posso venire a casa di nonna adesso. Devo andare a fare un servizio. Vieni a piedi, tanto è qua. Ok, fai venire Elena. E mo la macchina chi se la porta? Non so. Vado, dai, vai. Mo me la vedo io, dai. Beh, ci vediamo dopo a casa di nonna. Ottimo, ragazzi. Guardate, adesso la macchina tutta per me. Posso farle cosa voglio. Ora sta venendo qui mia madre, così mi aiuterà a registrare questo scherzo. Ragazzi, guardate che è arrivata, che mi aiuta con questo scherzo. Sei pronta? Sì, siamo pronta. Dai. Dai, che siamo carichi per questa vendetta. Oh. Messo? Sì. A posto. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting. Ragazzi, adesso tocca la vernice giallo fluo. Vieni qua. Che cosa vuoi fare adesso? Farò una bella faccina sorridente. Basta Remo, peccato. Ragazzi, adesso con questo colore bianco qui farò la macchina tutta a pua. Guardate. Povera macchina, povera. Farò tante palline. Op. Che non bella macchina. Non le fare solo bianche. Sì, adesso mi prendo anche gli altri colori. Ragazzi, ovviamente se abbiamo messo il colore bianco e il colore fluo non può mancare la vernice spray nera. Allora, li facciamo qui sotto una bella linea, così. Guardate che sottolinea già Remo. No, dai. No, dai, è bella, vedi? Secondo me devi fare solo altri pua gialli e basta. Ma cosa stai facendo con queste lattine? Io? Uno sterzetto. Guardate, li stiamo attaccando pure le lattine della Coca-Cola, così quando la macchina camminerà si sentirà tutto il rumore. Ragazzi, possiamo dire che il lavoro è terminato. Guardate, vi faccio una ripresa a 360 gradi della macchina. Ma tu cosa ne pensi? Però questo lato qui è abbastanza carino. È bello, però mi dispiace. Invece questo qui no. Ragazzi, adesso andrò con la mia macchina a prendere Elena da casa di mia nonna e vedremo quale sarà la sua reazione. Tommaso, aspettami qui. Che sei il gradino? Ok. Dai, andiamo. Questa è una nostra sorpresa, l'abbiamo fatta io e mamma. Sei felice di vederla? Sì, tanto. Guarda che sorpresa ti abbiamo fatto. Abbassati un po'. 3, 2, 1. Sorpresa! Guarda. Ma cos'è questa cosa? E non ti piace? È migliore della macchina di prima. È più bella, guarda, c'è anche la scritta Just Remo. Ma mi piace come ti sei permesso di toccare la mia mano. Guarda cosa ti ho messo qua, ma dall'altra parte non l'hai visto cosa ti ho fatto ancora. Poi qua dietro ti ho messo anche, guardate, la telecamera. Dai, ammettilo che ti piace. Dai, Elena, è bellissima. Con queste Coca-Cola dietro poi. E questa scritta, non ti piace la parte di avanti? Ragazzi, questo l'ho fatto per avermi fatto spendere tutti i soldi la scorsa volta. Tu pensavi che non ti avessi fatto una vendetta, eh? Ragazzi, guardate cosa ha fatto Remo alla mia macchina. Se volete un'altra vendetta contro di lui, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale.